Siamo a Trasanni, davanti alla casa del padre di Rafael Gualazzi. Proviamo a suonare al campanello. Vediamo se risponde qualcuno. Niente, non c'è nessuno. Lei sicuramente ci aiuterà. Chi è questo ragazzo? Rafael Gualazzi. Sì, lo conosco. Lo conosce bene? Sì, certo che lo conosco, è bravissimo. Talentuoso, Gualazzi. Ho capito, va a suonare il pianoforte. È talentuoso. Non l'ho mai visto. Conosci questo ragazzo? Sì, lo conosco, si chiama Rafael Gualazzi, è un ragazzo di Urbino. L'ho ascoltato, l'ho ospitato nel mio locale a suonare, quindi lo conosco abbastanza bene. Conosci questo ragazzo? Sì, Raffaele Gualazzi. Ha avuto modo di incontrarlo? Sì, spesso e volentieri. Frequentava l'istituto, veniva qui spesso e volentieri, insomma. Solitamente andava di sotto, nella sala Vecchiotti, dove c'è un play-el, e si esercitava al pianoforte. Come lo vede adesso al Festival di Sanremo? Bene, spero che sia... che ce la faccia. Anzi, voglio dire, ne sono quasi sicura. È un viso noto, ma adesso non saprei dire chi è. Questo è Rafael Gualazzi. A Sanremo lo voterete? Certo. Sentiremo apposta. Anche se io non guarderò, però... Noi guarderemo la serata e voteremo lui. Assolutamente no. Rafael Gualazzi. Lo riconosci? Sì, sì. È un musicista qua del luogo, di Urbino. Ho saputo che andrà a Sanremo. E niente, siamo contenti che è arrivato. Adesso lo vedremo il 16, mi sa, febbraio. Lo voterai? Penso di sì, come l'ho già votato per le selezioni. Una cosa al volo. No, dobbiamo fare un servizio. Non mi dispiace, sono molto distante. La mamma di Rafael dice solo poche parole, suo padre neanche quelle. Un silenzio stampa imposto dal contratto. Questo pianoforte ha suonato Rafael Gualazzi. Che pensi di questa partecipazione al Festival di Sanremo? È grandiosa, come ogni piazza di questi livelli, è qualcosa di unico a cui tutti aspirerebbero. Lo voterete a Sanremo, lo sosterrete? Alla grande, come abbiamo sempre fatto, al di là di come va dei risultati, che poi non è quello l'importante, però gli saremo vicino col cuore. Our life is strange, and it seems you gotta do it all by yourself to arrange.